Domenica 21 maggio 2023 si doveva andare in montagna, ma c'è maltempo dovunque, quindi abbiamo preferito rimanere in zona, in provincia di Taranto, la terza, dove contiamo, insomma, di visitare un po' la Gravina. Anche oggi siamo in gruppo. Grazia, Floriana, Salvatore, ancora Salvatore, Giovanna e poi ci sono io, Francesco. Ingresso al sentiero che ci porterà alla Gravina, uno dei sentieri. Il tempo è incerto, però non dà assolutamente fastidio, anzi, i colori sono ancora più affascinanti, l'ambiente è ancora più affascinante. Io non l'ho mai vista la Gravina di Laterza, eppure è pochi chilometri dalla mia città. Qua, che bello. Dall'altra Qui, parte. davvero interessante, molto bella, davvero. Non così bella. La Gravina di Laterza è lunga 7 chilometri, davvero imponente, profonda. In fondo scorre il Colorado, scherzo, il Coloradino, non so come si Inizio chiama. sentiero numero 3 che noi mi sa che non prenderemo, andiamo da quest'altra parte. Eccoci qua. Si scende, man mano che si scende diventa ancora più interessante. Siamo nei pressi della grotta Santa Croce, sede sicuramente di reperti archeologici di una certa importanza. Ingresso della grotta Santa Croce, sicuramente abitata dall'uomo. Adesso torniamo su e prendiamo il sentiero numero 3 che prima abbiamo evitato di prendere. Sì, che sbagliano sempre Prego, è un video, all'anagrafe. non è una foto. Siamo arrivati a un altro belvedere. Lì le pareti che scendono verticali per oltre 100 Due metri. metri. Percorso il sentiero numero 3, ci troviamo a quest'altro belvedere che per vedere lo è meraviglioso vedere. Veramente non pensavo fosse così bello. Altro punto panoramico di grande bellezza. Fantastica fioritura di cisti. È sporcato il tempo. E vabbè. Purtroppo per questione del volgio termine siamo già per via del ritorno, non si può andare oltre, la giornata è pessima ormai, sta piovendo a dirotto. Si può anche con un altro sentiero scendere nel canyon, nella Gravina, ma questo in una giornata con un po' meno pioggia.